Il pretore! Grazie! Sbirrone come paese, perché mi vogliono male. Vero è! Brava! Silenzio!
Questa circostanza della limonata mi è nuova. Voi non l'avete menzionata nel vostro rapporto, non c'è. Nell'interrogatorio non c'è la limonata. Ma si dipende da io, sono giusto di vista illuminata a cave giovassa e sola. Ma poi, forse eccellenza, noi non ne sappiamo sentire. Lei per illuminata cosa intende? La limonata, la bibita. Eh no, dopo lo sbaglio, non è bibita. E tacca. Marco, va. Tacca. Un'altra definizione ostrogona. Ecco, signor pretore. L'accusato qui presente si esprime con degli idiotismi. Tacca vuol dire macchia. È illuminata, non limonata, che significa nominata. Calunnia! Ah, ho capito, grazie. Benissimo. Adesso ve ne venite fuori anche con la calunnia. E il colpo di coltello al fraschinella che gli era dato, lo Spirito Santo? Eccellenza, in fondo pare che ce l'avessi dato io, ma non bisogna credere all'apparenza. Ma di apparenza? Che apparenza? Certo, la cosa bisogna ragionarla. Ecco come si è sviluppato un fatto. Mentre io stavo a ragionarlo con Natale Fraschinella, siccome mi stavo mondando un citrolo, eccellenza, necessariamente nelle mani avevo un piccolo 5 soldi, ossia una spezia di temperino. Sì, lungo 12 centimetri. Ha venuto un signore con un'imponenza e mi dice: Tiriti, caragna! E un ditto un fatto, spalmò il casapone e si è buttato incontro con un colpo all'angelina. Così! Oh! Allora io che feci? Io per schifiare Milla ci faccio una guaitata e me ne parlo a Manolita. Così! Dove? Innocentemente avevo un temperino. Allora io, con l'abrigo che portava, mi venne incontro con la panza e si l'è preso da sé medesimo. Come ce l'ha farà capire, eccellenza? Come un cristiano che cammina per strada e cade sopra un chiodo, sopra una lima, sopra un cincetto di calzolaio sciabotuto per terra. Non ne ho capito una cazzo. Mangui. Cancelliere, avete scritto? Un momento che... Cancelliere, avete scritto? Ah, sì. Leggete, per favore. E la leggiamo voi. Per favore. Forza, coraggio. Stavo sbucciando un cetriolo di 5 soldi quando fui investito da Angelina per schifare la quale ho fatto un'inquartata e con l'abbrivio è caduta sopra un chiodo ferendosi alla pancia. Ma chi? Ha nominato Angelina! E chi sorride? Cosa le fiamme? Ma questa Angelina! No, signor pretore, senta! Il qui presente Masillava nega di aver colpito di sua volontà il Fraschinella e asserisce invece che fu il Fraschinella che gli cadde sopra, investendolo, irato! E allora voi che avete scritto? Correggete, per favore! Avete un avvocato? No, sì. Avvocato Papà Lucerna, vuole difenderlo lei? Come piace al signor pretore. Calma. Un curriti, perché io piccio lunnaio, eh? Io avvocato non ne sento mai.
Un paiate voi! Ecco qua. È l'erario che paga. Che paiato orario? Ma è l'erario che paga! Allora se c'è un benefattore, ben venga. Ben venga, anche se avete tanto. Mi pare antichi ha menzionato. Signor pretore! Senti la ragione, anzio! Per favore! Per favore, ricordatevi che siamo sempre! Per favore, silenzio! E si sta sedendo! Si sta sedendo! Ma si sta, sicuro! Sedete, silenzio! Come posso serare io? Ecco, vedi che significa andare in pensione tanti. Ma Sillara, sedetemi. Introducete la testa e stonchiti! No, aspetta. Se lei ci permette, eccellenza, qua, in mezzo a pubblico, ho visto un suvice carrubina. Un suvice carrubina parasilite. No. C'era lui pure presente, ci può dire uno di tutto. Non c'era. Silenzio, sedetemi. Introducete la testa e stonchiti, per favore. Francesca Stonchisi! Presente! Permesso! Ma! Permettete! Arrivatevi il gioco, ma non c'è! Io prego, dunque! E chi schifo è! Stamattina! Ma! Alle 19! Dunque, li volete fare matti, sì o no? Per favore, silenzio! Ma sogno, peggio, te ti aspetta, sogno! Oh! Ma magari mi solo una, mira! Ma li c'è casa, ma dito! Ma dove viene questo? Ma chissà se arriva viva! Ma insomma, li volete fare matti, sì o no? Quanto è grande questo tribunale? Dai! Mi piace! Ora stavo tra sette! Mi volete fare avanti? Ma con chi l'avete? Con chi l'avete? Con Colaia? Che fa? Un livello o scienza? Cacca c'è almeno l'opera, c'è almeno! Sbrigna, tazze, malandonnetta! E poi dicevano che ci impinceva a frizza di fortuna! Devo ci facciarsi fra i cigariti! Ti impinceva! Cortesia, cancelliere, rimango qua. E finitela con questo chiasso. È ormai anziano. Siete davanti alla giustizia, comportatevi come si deve. No, la coscienza ha ragione. Ma mia ragazza mi ha combattuto. Primisi, capri senza religio, un gioio è stato male. E perciò un gioio ho potuto pigliare un verso. E poi questi sfacinatotti che ci armano, a misurette ci armano. Andiamo. Come vi chiamate? Che radice? Stavo già sentendo. Come se cominciamo al come vi chiamate? Non. Come mi chiamo? Come mi chiamo? Che fa? Non lo sai come mi chiamo? Ma come ora su cristiano mi chiamò voci forte e vecchi mia dell'aria. Guarda ancora uscire, ma purtroppo è la... Ma come volessi tornare stanotte? Vabbè. Rispondete, come vi chiamate? Circa, signore. Circa stonchiti. Del fu? Cuomo? Del fu? Chi è carice? Non comprendo. Del fu? Vostro padre è vivo... Che prendevi? Ed è difficile trovarlo. Ma che sei messo tanto da noi? Volevo capire qua. Ma vostro padre vivo o è morto? Ah,
felice fu. Vostra madre! Tanta benda, signori, grazie! Morta anch'essa! Ma, don Coferno, eccellenza! Ti dico che era mesero un camposanto a fece a diventarne, cazzo! Mi mangia il ciubino della testa raggio! Sta bene, come si chiama? Concetta Bella Quasetta, di parte dell'uso casato. Concetta, in che stai? Di parte di suo marito. Ma se avete detto che vostro padre si chiama Storia? Ma che fai? Gli avete cambiato nome adesso? Oh, signore, mia madre ha picchiato che il marito. E chi fai l'ultimo? Salute! Grazie! E voi siete del primo o del secondo letto? Come? Dico, siete figlia del primo o del secondo letto? Signori, un saggio niente. Io sogno figlia di mia madre e di mia madre. Sì, ma siete figlia del primo o del secondo marito? Cato primo marito, che poteva sapere sentire, o senza mi parlava di letto. Un letto sempre uno è stato. Ma oggi potrà, ce ne metto la pignata. Bravo! Eccellenza, per favore, Vicenza. Per favore, silenzio. Dove siete nata? Ho Cortiglio della Liva, a Civita. Quanti anni avete? Che carissimo. Quanti anni avete? Quanti anni? Nasci un do colera, o senza farci sto conto. Ma che conto è conto? Ma che indicazione è questa? Io non lo so. Scrivete di anni 37. 47? Vuoi tu che parla? Quando? Ma silenzio, 37. Le stavo giocando a sentere. 37, scrivete. 37. E tagliarasso, 37. Io, Pissapillo, 102 anni, l'edificio alle 15 di giugnetto. Ma quanti è l'edificio? Avete visto che lo sapevate fare da voi il conto? Perché facevate lo gnorri? Cui? Cavo senza chisso, vuol dire. Calegno, gnore. Alla campana, fazzo! Dunque, di anni 32 avete detto. Giurate. Pilla armuzza ride qua. Non mi da muccio, no! Cosa c'è pazienza? Guarda i rocchi, manco! Dite come dico io, giuro di dire! Ah sì, sì, confermo. Giuro di dire! La verità! Tutta la verità! Gesù, che c'è bisogno! Che fa? Mi la non c'è qua! Quando mai io risto, ho vissuto mai una menzogna. E poi a lei mi confessai. Ripetete! La verità, nient'altro che la verità. Sì, signore. Che c'entra? La verità? Tutta oggi della verità. Sedetela. Sedetela. No, sedete voi. No, sedete voi. Sedete, mettetevi a sedere! E assittatevi, va! Buono, buono! Con tutte queste voci! Sogno spruibile dalle legge! Quando lo te l'hai a dire! Ora picca picca l'insigno! Oh! Allora, aspetta! Cos'è? Sogno mi sa giusta da così, eccellenza! Scusate spalle! Stia, stia! Buona, dove sto? Alla buona ora! Buona. Allora, raccontateci in brevi parole
ascoltate? Foghi! Attenzione. Raccontateci in belle parole come avvenne la rissa al lavatoio pubblico dello scorso agosto, alla quale lei foste presente. E ricordatevi che la legge punisce i testimoni falsi o reticenti. Pace, Figlio e Spirito Santo. Dammi chi mi chiama? Ma eccellenza, vi disse che c'è sbaglio. Quali rippa? Voscenza è mai un formato. Dallo quartiere non stai io. Tutti parolotto Iogano. Ma che sapeste voi sentire? O signor pretore vorrei sapere un discorso da chef. Ah, la chef. E allora perché mi vuole dire un riffa? Vuole sapere ho fatto la scella, eccellenza. Ora regno e ci conto uno di tutto. Dantifico. A te di sapere, eccellenza, che ci siamo dalla civita, da poco di femminetti onesti, che siamo tutte allo cortiglio della lima. Come io mi temo. Tu da bella pasetta, mini caciolla, mini caciolla, caciolla. Ma tanto per bello. Dai, vai, mamma mia, no? Tu da ghiacciminescia, concetta cagaligna. Tutti gente fine, eh? Sara per muraianca. E altri femminetti buoni, eccellenza, che siamo tutte onorate e travagliatori. E poi, eccellenza, ci sono una poco rimici di arrescarrene, sbrignatezzi per tutta la Italia, cade le voci che fanno lo spasinamento, sono stampati dagli giornali l'arca alla merca. Andiamo, venite al fatto, senza apprezzamenti. Non signore, ci stava apprezzamento, solo che poi se ne stornò. A scaccioni era compaiava mi sa dalla casa, il padrone si leva i canali di notte e notte e mi fece stornare. Però eccellenza, ho posto so, venne Chiddo, come si chiama? Un sudore bagliolo, Chiddo che la figlia di andare a usare! Oddio, venite al fatto! E picchi succedico, eccellenza, o quali cannuati, cristiani onesti, portavo la zinca dalle mani. Voscenza, dalla secca! Ustate virenno! Sì, insomma, con quell'occhiale ci vede. Ustate virenno! Chi se? Su cade! E quando ci su cade dalle mani, è segno che i cristiani sono giallagliatori! No mai! Come una poco! Tutti chi ne ricciongole, di rosciacchi, di scuocche! E poi non hanno che mangiare le venne cazzamare e fiose. Abbreviate. Stai morendo. Cancelliere, che avete scritto? Ecco qua. Forza, cancelliere. A mia posta. Sì. Cancelliere, che avete scritto? Sono donna onesta coi calli, non dilettosa, ovvero sia dilettante, scancialire, in italiano cambia valute, con ciondoli e rusciache, abitante in via, mendicazze amare, in lingua mandorle amare. Ma
Dico, ha detto precisamente così? Decisamente, eccellenza! Non ho fatto che tradurre alla lettera! Dunque, buona donna, continuate. E perciò... Come riceve, eccellenza? Dai lui nata, due rinuagi, anurate e travagliature. Ossia io e me comare pure che anche mene. Impunemmo la truscia in testa. Che cos'è la truscia? Forza, forza, spieghi cos'è la truscia. Ah, la truscia, signore, che cos'è? Ma che deve essere la truscia? Ma è una nuova lingua. La toscia. Casi ci domanda magari un piccirillo, ci sa da te. La truscia. La truscia, eccellenza, è una cosa che una, mettiamo, una cristiana, cagamina. Sì, e ha la truscia in testa. Dico giusto? Perfetto, giusto. Ma coscienza vuol dire il giusta legge chi è sta truscia. Ecco, appunto. Vegno e mi spiego, eccellenza. La truscia è una cosa quando una mettiamo, come ci posso spiegare, a picchiare in terra, no? La così. Avvocato, avvocato. Oh, questa truscia tu. Toglia, si secca. E ciampone in testa. E poi spune. E la sta truscia in testa. Avvocato. E perciò la truscia consiste a essere... Che cosa? La truscia, eccellenza, la manca truscia, sape, ma che deve essere? La truscia! Signor pretore, se mi consente, dico io, la truscia, volgarmente detto appo dalle sicure lavandaie, è quell'involto con del bucato in testa che portano alla lavanderia o al lavatoio che dir si voglia. Ma chi è pazzo? Ma che ci sta copiando? Ti dica giusto, dice l'avvocato. Giusto, dice? Giusto. Lasciate il diavolo e voglio rire. Dunque. Proseguite. Come diceva. Dai un'ata, con questo morto l'avvocato in testa, come sapete sentire qua oggi, veniamo alla saia. Ah? La saia! Avete detto là? Buono cicca! La traduccia di mano vero? La saia, signore! La saia! Come ce l'ha detto? Ed è una cosa lunga! Fatti i gesti, per favore! Una mettiamo... Si mette a lavare dentro la saia! Che consiste a essere... E dunque, eccellenza, usate che ci dico? Che io sono un ricco. Voi scendete fuori al regno e non mi sapevo sentire che ci volesse un cepite. Signor pretore, silenzio. Signor pretore, se mi consente, le do io la definizione italiana della parola saia. Bravo! Tutto santo e benedetto! Un signore ci portò a Cristo! Ma chi ha inviato caso di stiamo? Ma chi ci è? L'erario, pare! Silenzio! Signor pretore! Erario! Silenzio, ma si là! Sono piccola essa! Signor pretore, dicevamo che la saia è quel piccolo ricettacolo d'acqua corrente priva di moto laddove! E la lavandaia inzuppano le masserizie domestiche! Onde levare e pulire tutto ciò che è in più. Tutto ciò che è in più. Bravo! Oltre. Bravissimo! Esagerato. Abbiamo capito. Supplecchio, va! Avvocato, abbiamo capito. Che lui dia. Bravo.
Tutto santo e ben diritto. Eccellenza, giusto, e comuni sì. Perfetto. Continuate, sto io te la accanto alla scuola. Tutta. Pesichello. Prego. Eccellenza. Come arrivamo lo dopo la sta sostanza, come sapete sentire, wow, che come dicevo, tutto santo e benedetto. Ne si comoro di sta situazione, eccellenza. Come io cane mi temo. E che stupidità mia, mi comare Buddha, che anche mi riesce. Pi spintura noscia, eccellenza. Chiù supera. Cucciere. Già mi scediare a renne stille chiusa di Giuseppa Gallazza. E dopo eccellenza, ci nasce la sua. Perché? Nonostante cano auge, eravamo più sotto, eccellenza. E mi veniva l'acqua lorda e le sue robe. Spalte, pirmiglia, che le nostre robe erano già belle pulite e sciacquate. Usavi difficile, eccellenza. Piglio una manata di fango. E la tonda la sale. Capuda peste ne ammazziamo tutti le belle robe e le parrusciate. Cancelliere, scrivete. Sentiamo. Sì, signore. Sentiamo. Clava il la fa introduceva la peste nel bucato dei miei parrocchiani. Ma no, io sono di... Scrivete piuttosto, gittava nell'acqua della poltiglia. Fanno! Poltiglia! Fanno, eccellenza! Quale bottiglia? Silenzio, so io come si dice poltiglia. Ah, come volevo scelta, ma... Dunque, come citavo sta bottiglia dopo? Come vuole sapere sentire coscienza? E non ricavo tutti i belli e robe. Innime con Mare Buddha, la santa e benedetta, cacciolini di cuore. Acchiappo da sciafalaria raga e lazza velo dopo tutto un saimato e chi non lo ghiaccio da vive e ascicavo tutta terra te. Ah! Tutta santa e benedetta, che se fossi io la scienza a carlazza condannasse davanti portate in meta. No, ma sto sbinturatendo Ruzzo Giovanni, ma si lava dalle altre, non mi schifo. Cucci fichi che ho la casa con danno chi mangiare, l'urfanazza amare ci uluse. Lui non è ancora. Arrivarci. Brava! Brava cicca, mi cilo, te la sei lavata, che mi cazzo. Silenzio, fermo! Silenzio! E voi non divagate! Ecco, non divagate! 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 La coscienza di... Oddio! No, c'è una sentire stamattina! Ma che non sentire più che mi fa affrontare davanti a tutti sti gente senza essere vero poi che abbiamo detto? Ma mi fece affrontare va affrontare ma
Non divagate. Dunque, tu continuate. Continuate. Dunque, come fa affrontare davanti a tutti questi genti? Mi dice continuate. Un era aiuta. Magari un filo mi fece perdere. Afferrò la gallazza e la trascinò per i capelli. Bravo, sì, sì. Dunque, come si suse da vipera infernale? Si levò zoccola, riverente parlando eccellenza. E ci innamica un corpo in testa, che ci dice un bummolo tanto. Bummolo? Ma che roba è questo bummolo? Buono, Cicca. Che caccia il nauto con comprendo. Un bummolo, eccellenza. Un cricchimento. Un craunchio, Marco! Bummolo! Cricchimento, craunchio! Ma che lingua è la vostra? La moleggiana! Ma io capivo il bummolo, perché niente! Ma perché non lo puoi fare? Niente! Che lingua è la vostra? Soggi! E come a fare? Sventura tazza amara stamattina. Scrivo niente. Sì, per caso la coscienza. Che avvocato? Invece di stare da così, chi? Continua. Ci dici se com'è andata. Bummolo, no? Bummolo. Che razza è? Sì, per caso. Ciliegia. Dalla mia. Ecco, un bummolo chi sono? Sì, per casa coscienza. Sono due veramente questi. Prego, soffini. Sì, arriere ce l'ha dire. Prego. Sì, per casa coscienza. Poi stavo giù dopo, ma non me lo capite. Ma è un complimento sicuro. Ci lasciano pure un cotichione in testa. Chi ci nasce? Un bombolo! Una moreggiana, va! Ecco! Cancelli l'avete scritto! Sì! Ci mancasse la voce! Chi moreggiana ha spisa? Con una zoccolata le produceva ferita l'acero contusa alla bozza parietale denominata peggiongiata. Ma che? Scrivete piuttosto un'ecchimosi. Giusto. Chimosi, un'ecchimosi. Come un figlio, Chimosi. Cagulli e crime si mi a finire. Mi fai ripassare un scanto. Comunque, proseguite. Presi che è eccellenza. Perciò, a sto punto, congia bene. Uzzo Natale fraschinetto. Sta potuto sentire panza alza. Scazzo, si sente. Marito ribas delle chiuse infernali. O quale, Giovanni sa passare. E si intendo la squarquariate come una canazza figliata. C'è mio! E ci vuole mettere in mano a me con Mare Puglia! Ah, l'hai investito! Sì, signore! Un marito! Ma siccome, eccellenza, come si dice? Quando riavolo si mette in dieci punti. Così ci vuole passare per combinazione, puro! Cuccio Giovanni Masellato, fratasso di punta. E corrio per definire. Ah, che volesti venire? L'uomo di casa minazzava. Le femmine che con le voci li prendevano, si ingrossarono le sangue. Ci stava sbuntando.
mi danno tutti i cuori. E come ho fatto? Si calmi lei. Ha messo le auto. E ne c'è un piano, c'è. Uscirono al piano, al largo, a disfida, insomma. Non signore, se ne è, va, non so ciò altro. Come non sapete altro? Sapete tutto invece, dovete parlare. Parlare, Non so ciò altro. Dopo questo punto, eccellenza, io mi scantaio e me ne fui io. Non è vero, non è vero, non è vero. Ci la giuro, che magari volta castaio buscando. Ca su un ciclino, scienza, c'è domanda secca, ho dottor iscrurato. Ma pa' curare ca Santonina, ma pa' curare. Badate, stonchiti, badate! Che i testimoni falsi e reticenti vengono puniti con l'arresto immediato! Immediato! Voi sapete ben altro! Sapete ben altro? E che ne so? Che cucciolista, coscienza! Me lo ha detto l'appuntato delle guardie di questura nel suo rapporto! Otto. Cuccio tutto questo malo che stia. Niente eccellenza, si crea chisso! O fermo se ne va! E non insultate gli agenti! Non insultare gli agenti! Capo di gente! Cavolo ora io di mi insultare a mia quando stava a chiamare il carica! Cosa sta dicendo? Togli da ora uno! Uvutamo la rivezza! Allora, che dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? Voi foste presenti al ferimento. Sento. Narrateci come accadde. E torna a parlare sciuscia. Cilletti, mi potessero sparare a scatto. Come fai stamattina? Sento una tazza amara. Non ce la penso stamattina. Dare concesso. Violante, violante. Cilienza, c'è violante? Cada mattina era da. E fu presente e sapi uno di tutto. Ma su faccio seconda lì. Ma silenzio, silenzio, silenzio. Siete voi la testa. Si interroga voi. Allora, che fa? Devo far venire i carabinieri? No, eccellenza, che c'entra? Che c'entra? Vite, cancanescere una cosa, tutti due. Ma bella madre, un pozzurino chi era? Ve lo dirò io cos'era. Cos'era? Erano coltelli. Coltelli. Vivi Gesù, vero è? Ah sì? Così la prendete? Carabinieri, uscite, fate venire i carabinieri! Carabinieri! No, aspetta, aspetta, su un neo che erano cutebbia. Chi tirò per prima? Luogo non saccio. Facciamo venire i carabinieri! Basta! Carabinieri! C'è il maresciallo, stai a te! Fermo! Giù! Ma dunque, volete per forza far conoscenza della galera? Galera. Usciere, chiamate le guardie. Carabinieri! Aspettate, aspettate un momento, che prescialoro è stato! Un zulellano, un prescialoro! Aspettate! Silenza. Giuri con confidenza. Pozzo Giovanni Masillà. Ma che confidenza e confidenza? Ditelo forte! È stato il Masillara! Oh. È stato il Masillara, ditelo forte! Che legge mi sento? Pintito però! Pintito! Oh. Perché torna elettrico? Io non vi dico niente!
Mi ne ha aiuto! Sia lodato il Signore! Il Signore! Sia lodato il Signore! Ve ne potete andare! A casa e ci vedi? No! Dovete sempre tenervi pronta per ogni evento! Sempre scherzevole, voscenza! Ci piace chi tu capito! Che chi va a fare al mio vento? Che sogno un vento accomunata, state in meno! Ora dopo ci vuole! Benedica, eccellenza! Potete andare! E devi scusare, ah! Se hai detto che parola, ma la bucchiata, ma chi vuole? E se non scogni da religie? Su Giovanna, allegre, allegre, che niente mi pigliate la lure. Caro signor Presidente, è cristiano buono, e considera. E ne vado, eh? Allora, a che caso? Allora. Sono. Ti tiro un bottone! Ah! Porti su Betania! Ah, e spera Dio! Che succede? No, no, ma va a credere, eccellenza, io a chi se non le posso bere, tutte calaio! Chi sono? Acqua, cavolo e spirito ardente! Te cannarini! E spera Dio che da morire nel moletto comportoso! Su! 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 Ma la roncia! Non diceva! Continua. Allora, tosse? No, no, devo iniziare a parlare. Ah, prego. Signor pretore, sono io. Mi sorge spontanea, benché tardi, ma sempre in tempo, una obiezione da fare all'accusato. Come ordianzi ha detto la teste stonchiti, speriamo che non ritorni, infraschinella e soprannominato panza arsa, il che in italiano si traduce pancia bruciata, e vuol dinotare l'assoluto difetto d'epa. Come adunque, stando alle affermazioni dell'accusato, quella parte del corpo del ferito poteva essere tanto appariscente e prospiciente da infilzarsi da sé medesima? Cancelliere, faccia il piacere di inserire questa mia osservazione a verbale. Mi sai il bagno stavolta? Non lo so. Inverosimiglianza, mi parola buona, della versione basilara sta in questo, che il ferito non poteva essere colpito alla pancia, stante che difetta di questo da parte del corpo essendo incendiata. Incendiata? Incendiata. Ci metti fuoco, che fa? Eccellenza, mi permette una cosa? Posso fare un intervento io? Facciamo! Posso? Sono arrivato a questo punto. Eccellenza, il mio intervento è abbastanza urgente. Perché?
Devo fare la pipì. Giusto, giusto, bagno, misero carabiniere. Posso? È colpa del padrone di casa che l'ha messo qui dietro. Signor Natale. Il signor Natale. Sto arrivando, è un secondo. Mi accompagna. Ah, assistente, l'avvocato, che cazzo. Ma la fa tutta? Avanti gli altri testimoni. Messer Rapa, presente. La preciosità, ma l'ho fatto per risparmiare tempo. Avete fretta? Sì, perché c'è un'organizzazione di appiattamento contro taluni ignote che hanno rubato dei pollame e se le devono cagnare in comarca a un dipesto di Ficarazzi. Sta bene, vi appiatterete dopo. Trattandosi del mio dovere. Sì, qui perché ci siete, per burla. Non è il vostro dovere anche questo. Basta, come vogliono essi. Mi affranca la sua parola. Il vostro nome? Micuccio Rapa del Fusigismondo e di Antonia Gatto, nativo di Pomolino, provincia di Riccio, di anni 37, qui residente e domiciliato, appuntato delle guardie scelte, prossimo al vice brigadiere. Non ho capito la prima parola. Micuccio. Micuccio. Benissimo. Giurate! Ah no, già l'avete giurato! Dunque, che ne sapete voi della rissa del lavatoio pubblico tra Giovanni Masillara e Natale Fraschinella? Chi ne so? Uno di tutto! Prego! Ed ecco che ce la racconto in due parole. Succintamente e senza fare tanti preamboli. Dunque, menti per me. Quel giorno mi trovavo in via Gazzometro. Mi trovavo a pattugliare in via Gazzometro. Va bene, via Gazzometro. Dopo averla pedinata su e giù, mi ero posto di piantagione sotto un fanale. Continuate. Quando a un tratto intesi un piccolo rumore di rissa donnesca, onde pensai: ma queste due donne con suoi voci acute vogliono turbare la tranquillità della strada passante. Silenzio! Rivoluzionario! E così? Continuate. Non posso. Perché non potete? Perché c'è qualcheduno
che ride sopra la mia persona. Vorresti sapere gli geni a ridere, eh? Stupidi! Cretine! E non apostrofate il pubblico! Prego il pubblico di astenersi a qualsiasi manifestazione! Continuate voi. Mi avvicino al luogo emanatore dei gridi e scopro due donne che si bastonavano tirandosi i capelli. Ma è calma! Silenzio, ho detto, silenzio! Appena mi campani, questo... Sì, basta! No. È giusto! Stonchiti, non l'ho riconosciuta, stonchiti! Attenzione al banco! Silenzio! Attenzione al banco. Benissimo! Signor pretore, ma non si è accorto che al pubblico ci faccio odore di bergamotto? Eh? Imbecille facile rose! E due! Ripeto al pubblico di non fare manifestazioni di sorta in quest'aula, altrimenti sarò costretto a sgombrare! Continuate senza preoccuparvi dei rumori. Voglio spirare. Come vuole bene. Magari. Una delle due rissaiole, a un dato momento, si toglie dal piede uno zoccolo, con rispetto parlando, e ci nemmisca un colpo nella testa dell'altra, producendoci ferita lacino contusa alla cuticagna, scusando la parola che proferisco davanti alla sua faccia che mi ascolta. Guardami in 10 giorni. E allora mi ho visto smarrito. E pensai nel segreto della mia coscienza di andare a chiamare il mio compagno di battuglia, Messer Rana, per avere una sua mano d'aiuto nel sedamento della sua sudata rissa. Difatti, ho fuggito di tutta corsa, che io per fuggire ho stato sempre l'unico. Silenzio! Vergogna! Unico camposanto! Vergogna! Stonchiti! E poi? E poi se lei non fa stare zitto al pubblico non parlo più. Ritargoisca, la prego, ritargoisca. Signori, per la terza volta, prego, silenzio, silenzio. Silenzio, per favore. Silenzio. Continuate senza preoccuparvi dei rumori, rapa. Bisogna conoscere, signor pretore, io non mi preoccuperebbe. Ma dal momento che sono convinto che mi cercano di pigliare per inamovibile. Come? Ho detto inamovibile, parola corrispettiva di quell'altra. Oh, cool. No, no! Ma chi dà? Ma che modico! C'è il tic conclusionale. Vi ho detto di non apostrofare il pubblico! Ho fuggito di tutta corsa e ho raggiunto il mio collega, ossia il suo dislocamento. Ma siccome non c'era, mi ho armato di coraggio civile e ho tornato solo sul luogo del disastro. E basta! Guarda che salta! Ah! Aminevo! Genti con più dippere! Non apostrofate! Ma dal momento che me li scippano dai gomiti io posso! Fate male! Fate male! Ve lo ripeto, il pubblico stia al suo posto! Continuate voi. Quando tornai, però, non giovai più le due donne che si dilaniavano, bensì due uomini che erano i difensori di loro stesse. Uno dei due, che sarebbe l'emarginato individuo, aveva tirato fuori 5 soldi e guardava all'altro. Ma chissà chi è dai, e guardava all'altro come un gatto mammone che si ci voleva buttare addosso. Che cos'è il 5 soldi? Il 5 soldi è un coltello di misura che costa 5 soldi, che è sempre di centimetri più lungo, che serve a uso di timbrino, annetta pipa, sbucciatore di frutte e altri oggetti, come per esempio risse,
ammazzatine e altro. Ho capito, ho capito. Continuate. Vista la carta malapresa che poteva finire a geppone di defunto, cominciai a gridare di sopra il parapetto: fermala, altola, non ti avanzare. Ma che quel manecolto, senza obbedire, ci sbascia un perpendicolare in direzione dello stomaco, lasciando il fraschinella decaduto con la testa al levante e i piedi a ponente. E voi che ci stavate a fare? Vengo e mi spiego. Allora, arrivato a questo punto, mi ho visto prima la vista del ferito, il quale, cadendo supino a facci sotto, emanava dei lamenti umani, gridando ad alta voce: ai, ai, m'ammazzò! Mentre che il feritore fuggiva correndo, onde io, pronto, prendo la rivoltella dal mio fianco, ci sbarro il passo e ci grido: fermo, macaco! Altrimenti ti lascio andare due lieve divore che ti produco ferita d'arma da fuoco con foro d'entrata alla massa ascellare destra e foro d'uscita alla massa scapolare sinistra, guaribile in 30 giorni con riserva tranne complicanze. Vede lei, signor pretore, se è vero che mi vogliono spintare, eh? Ma li conosco qualcuno che se lo prendo sotto le mie artiglie, ci tiro il collo con un gallo baciato. Silenzio, pretore, ancora continuo. Silenzio! Ripeto al pubblico che se continuano le manifestazioni di rarità sono costretto a sgombrare la una! Silenzio! Continuate! Continuate. Bastasi! Continuate. Allora, ci fece una piccola perquisizione domiciliare e ci ho trovato di sopra un licca sapone, ossia secondo coltello fuori misura. Sbellazzo infame. C'è altro? Non ci sarebbe altro, ma dal momento che questo individuo indisce con parole scene, ci dico che c'è il seguito. Che mentre lo conducevo alle cancelle di Sant'Agostino in camera di sicurezza, ha incognato la nominata Francesca Stonchi e ci ha parlato negli orecchi di lui. Dopodiché li ho scucchiati. E non c'è altro? Sì, signori. Se permette, ci vorrei avanzare una stanza. Beh. In questo fatto che ci ho sposto, è chiaro, è evidente che ho risicato la mia vita civile. Con tutto questo, né vanzo di grado e neanche una piccola gratificazione piconiaria. Ma le trelline della congiamminzione del licca sapone perché non venono? Ah? Perché? Lei mi spiega la sua illuminata giustizia? Ma che cosa c'entra il pretore con le spettanze delle contravvenzioni? Ma rivolgetevi alla vostra amministrazione, ve ne potete andare. Corpo di Pio Nono vissuto di gran tenuta, tutti di una maniera contro il quadro. Ma qualche giorno, se mi salta il ghiribizzo, mi spoglio di questa carriera che indosso e formo una società denominata Guardia di Questure Addivisionali, società socialistica cinciale italiana. Andate, andate! Leggete la deposizione del teste rapa. Subito. Trovandomi a patto
pigliare per via cazzometro, mi ferì l'orecchio una rissa di lavandaie che si bisticciavano fra loro donne. Mi avvicinai e si tiravano i capelli, mi allontanai e la gallazza riceveva una zoccolata in testa. Corsi e trovai che il masillara feriva il fraschinella, intimandogli la resa, arrestai il feritore dedito a leccare del sapone e gli feci la perquisizione a Sant'Agostino. Dopodiché frequentò la testa e stonchi di nell'orecchio onde li ho divisi. Ma anche voi, cancelliere, scrivete in un modo. Io traduco, signor pretore, io traduco. Traduce. Chiedo sia richiamata la testa Stonchiti, la quale dalla deposizione del rapa appare reticente, non avendo detta intera la verità. La difesa ha nulla da dichiarare contro quello, la richiesta del pubblico ministero. Signori del pubblico, no, ma che c'è. Signor pretore, pubblico ministero, visto gli evidenti fatti, visto quanto accaduto e quanto non accaduto, visto quanto c'è stato raccontato e quello che non c'è stato raccontato, ora bene. Visto Avvocato, visto cosa? La richiesta, sì o no? La difesa si rimette. Va. Bravo! Ce l'ha dato solone, vedete qua, è un fazzoletto! Silenzio, ma si dà la sede! Ma sei interpretore, capito, mi dice un parole che ce l'ha bisogno di lì! Ma magari il cane finché a Giulia prima l'avesse detto un parole! Lo compatisco, è un ignorante! È ignorante la mia! Vedi caca, da ballo di petà per la pancia! Ah, fossi cosa, non ha... Non difeso l'occhio, ma veni di cipude pure! Avvocato! Ma tu inizio da fare! Silenzio! Calone, pezzico! Avvocato! Perché sono mal difendito? Perché se mal difendito, ho detto un galera da finire! E tu che ti la finire? Silenzio! Sia richiamata la testa Stonchiti! Francesca Stonchiti! Francesca Stonchiti! Scappò! Presente! Eccola qua di nuovo! Che va bene stamattina! Sventura danza male! Ai, come affonde! Morta so! Levate l'abbonato che aspettavi da barba bianca, vedi? Avanti! Oh. Avanti! C'è il posto. Ma mi stanno mungendo come una racina, mi stanno mungendo. Ah, va. Levamoci sta con la bana. Avanti, stonchiti, veloce! Casmi, da mangiare. A cupo! Stai a cupanno! Stonchiti. Che schifo stasera. Avanti, mi volete fare avanti, santo Dio, mi volete fare avanti! Ora avanti! Perché non ci fanno minacciare a tutti, a sti facinatazze! E da mangiare un vegnucchio! Vegnucchio, manco che carabinieri vegnucchio! Finiamola! Badate, Stonchi, che poco fa diceste di non aver visto ferire il fraschinella. Che dissi, menzogna? Parrebbe. Perché invece la guardia di Città Rapa asserisce il contrario, che non solo fosse presente al ferimento, ma che dopo il feritore ebbe a parlarvi all'orecchio.
vecchio! Vecchio! Gesù! Quale? Badate a voi, dite la verità che sarà meglio per voi! Che c'è? Poi. Lo schifo. Ci ha pensato un po' come le cose. La asciugamo. Uno in meno. Lo stipendio in meno oggi giorno. Badate! Sarà meglio per voi! Cinvienza, vero, un fattorino ricchi. Ma usavi che fu? Cava stanno c'è taglio. Ozzu Giovanni, sghezzevolmente va, come sempre solito fare. Mi dirò a ricchia raccossè. Ma Giulia. Che baccate? Morta sogno. Che c'è? Morta sogno. Che baccate? Avete per niente. Che cercate? Levatevi del gioco, levatevi. Che baccate? Che cercate? Signor pretore. Morta sogno. Caunè. Ma che mi prende? Oh, rispondete a me! Ma che mi ha detto lui? Ma lei ha detto che lei non si è lei? Ma che ha perso? Ma insomma! Ma di oro antico! Oro di Marta! Morta sogno! Rispondete! Chi mi ci capisce? Non sto capendo. Ma chi è tu? Rispondete! Ma con cui vuoi? Arricchire. Con cui hai usato? La mia Magi! Violante fu! Che c'è? Quella ero io! Violante! Io ve l'avevo discusso! Violenta, violenta! Violante, violante! Violenta! Non è violenta, è violenta! Un niente! Per lo che si voleva accattare! Ah, mi dà l'annocchio nei tormenti. Ma che parli? Che fa? Mi voglio accattare? Pure io mi voglio accattare. Idafo! Sottiti, allora! Accetta, come accetta la morte? Allora! Servi! Vieni che io ho sogno! E non mandai un fuiuto! Prima di montare mamma mia, qui da bocca, che la nostra di mia è conosciuta! Conosciuta! La nostra! Basta salata, tu fuci! Silenzio, stonchi! Puh! Dinte conservemi! Tu fuci! Silenzio, dai fuori! Ma che sta succedendo?
saluti a Manuela, a Elsa, a Amanda. Forza Cinta! Brava! Cinta, Cinta! Un applauso a lui! Grazie a tutti per essere intervenuti e speriamo di avervi fatto passare una serata in armonia e in allegria. Grazie di nuovo, alla prossima!